Ciao a tutti ragazzi, sono io Team Black Game e oggi sono qui per parlarvi del quick scoping su Call of Duty Ghosts, ma prima di fare ciò voglio spendere una decina di secondi per annunciarvi della pubblicazione di questa serie chiamata Mortal Kombat Legacy, una serie cinematografica pubblicata interamente su YouTube sul canale di Machinima, ma la potete trovare in descrizione oppure cliccando sul bannerino che vedete in questo momento nel video. È stata pubblicata il 26 settembre. Dunque, era un po' di tempo che non parlavo di Call of Duty, perché? Perché quando c'è di GTA, diciamo, un po' tutti ci siamo spostati su quest'ultimo gioco, abbiamo preferito parlare principalmente di questo gioco, però tantissimi di voi continuano a chiedermi informazioni riguardo questi quickscope di Call of Duty Ghosts. Bene, qualche settimana fa su Twitter Mark Rubin ha pubblicato qualche tweet in cui appunto parlava dei cecchini, dei fucili di precisione di Call of Duty Ghosts e è stato parlato anche dei quickscope. E che cosa è stato detto? Due cose principali. La prima è stata quella che la categoria dei fucili di precisione è stata divisa in due categorie, ossia è rimasta la classica categoria sniper, ossia fucili di precisione, e vi è una nuova categoria chiamata marksman, di questo vi parlerò verso fine video. La seconda cosa di cui si è parlato è appunto il sistema di mira. Innanzitutto si è parlato del dual rendering, così come avete visto nei gameplay, quando si mira con il fucile di precisione, al contrario di vecchi Call of Duty che mirando vediamo un cerchio, all'interno vediamo i nemici e all'esterno vediamo tutto nero, su Call of Duty Ghost invece quando miriamo al posto che vedere i bordi neri e i laterali continueremo a vedere la mappa solo leggermente più sfocata. Questo nuovo sistema di mira dovrebbe permetterci di poter reagire nel caso in cui vediamo un nemico appunto all'estremità del nostro schermo. Parlando di questo, appunto, si è parlato del sistema di mira. Su Call of Duty Ghosts, il perk estrazione rapida, che ci consentirà di mirare più velocemente con le armi, non avrà effetto sui fucili di precisione, quindi non ci saranno i quickscope su Call of Duty Ghosts. Per molti un bene, per molti un male. Ci sono molti aspetti positivi, molti aspetti negativi. Vi prego comunque di parlarne nei commenti e scrivetemi un po' il vostro parere, che cosa ne pensate di questa cosa. Sinceramente a me non dispiace più di tanto, perché io vabbè che non sono uno che si mette lì a fare quickscope e una cosa e l'altra. Comunque anche su Black Ops 2 non c'erano questi quickscope. Cioè su Black Ops 2 la mira del fucile di precisione era quella, non si poteva aumentare, non si poteva diminuire. E quindi diciamo che siamo sopravvissuti anche lì. Io quando volevo provare a fare questi quickscope li potevo, riuscivo a farli anche su Black Ops, ecco. Quindi non penso sia così una tragedia, però se per voi è una cosa grave, se per voi invece è un bene, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere. Dunque, tornando a parlare invece della categoria dei fucili di precisione che si è divisa in due, stavo dicendo dei marksman. Questa marksman sono sempre comunque dei fucili per la lunga distanza, ecco. Si possono paragonare un po' i Call of Duty precedenti, io li paragonerei ad esempio al ballista con il mirino metallico, solamente un po' più agile. Ecco, i marksman su Call of Duty Ghost saranno l'MK14 EBR, l'MR28, l'IA2 e l'SVU Dragunov, mentre i fucili di precisione saranno l'L115, l'USR, il Lynx e il VHS. Saranno praticamente 4 fucili di precisione e 4 marksman che potremo equipaggiare nelle nostre classi e che ti serviranno comunque per abbattere nemici dalle lunghe distanze. Dunque ragazzi, ricapitolando, in Call of Duty Ghost non torneranno i quickscope. Come vi ho già detto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi il vostro parere. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un mi piace. Il gameplay che avete visto insomma sottofondo è stato un gameplay preso dalle diverse conferenze che si sono svolte circa un mesetto fa. Ho scelto quello appunto perché così potevo mostrarvi un gameplay con il cecchino. Ecco, io non avevo di personale dato che non ho Call of Duty Ghost, e mostrarvi un gameplay di Black Ops o comunque di un altro gioco secondo me avrebbe storpiato un po' troppo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un mi piace. Qui T-Black Game, al prossimo video.